Appassionati di materiale d'epoca, bentornati con lo Stego. Siamo a Pordenone, alla fiera teoricamente dell'elettronica, ma c'è un po' di tutto. Ecco subito qui all'entrata un bellissimo Fiat Vadorrato in allestimento Caro Attrezzi e in lontananza un cerbiato color celeste, bellissimo. Ecco qua. Ci sono anche una serie di trattori Landini molto belli. Ecco qua un bel cerbiato col colore sbiadito che fa pensare all'originalità. Davvero mi sembra ben tenuto, con targa d'epoca, trattore Landini, testa calda. Qui davanti, dove si faceva fuoco per accenderlo, qui in lontananza l'altro Landini, belli, davvero molto belli. Guardate il selettore delle marce, 4 marce, una Jeep militare. Ecco qua quest'altro bel Landini, ruote in ferro ben restaurati. Mi sorprende sempre le dimensioni del volano. Questo sembra il più antico. Io non sono un esperto di Landini, ma sono davvero splendidi, sempre ragguardevoli le dimensioni del volano. Poi vedere la meccanica carterizzata è davvero piacevole. Vedete anche qui questo bel carter. L'imponenza della sale posteriore è davvero ragguardevole. Ecco qui subito sull'entrata modellini. Guardate qui questa bella 500, giardinetta. Vedete alcuni motorini in vendita. Questo bel Cimatti, a pensare una volta quanti ce n'erano. Un bel Testi. Questi sono i bei banchi che piacciono a me. Ecco qua il reparto forze dell'ordine con questo splendido pulmino 900. Bellissimo. Bello, ben tenuto. Davvero bello. Che le moto. Belli sti pulmini. Ecco qua questa bellissima 75 seconda serie. Per i neofiti riconosco subito la seconda serie per il fatto che c'è questa striscia catarifrangente rossa sulla seconda serie e arancione sulla prima, e anche i fari posteriori sono più arancioni sulla prima serie. Davvero splendida, bella, ben tenuta. Un altro particolare per riconoscere la seconda serie è la mascherina anteriore, mentre sulla prima serie c'è una griglia tutta allettata. È l'ultima vera Alfa, come dicono tutti. Adesso vediamo cos'è questa, una Austin Alley. Guardate qui i bei motori. Qua c'è un bialbero Alfa Romeo. Ecco l'Austin Alley che ha ripreso, perdonate, che ha fatto anche la 1000 miglia. Guardate che splendida strumentazione.
però mi piace vedere questo telaio. Si tratta di un telaio di una MG, vedete, trazione posteriore, tubazioni di rame, un telaio tutto ristrutturato a nuovo. Guardate che bella meccanica, gruppo sospensione anteriori, bello. Guardate che bella la meccanica, le sospensioni regolabili, sinonimo di grande sportività. Officina di Pordenone. Qui c'è la possibilità di comprare ricambi di veicoli, guardate i monoblocchi, vetri, manuali di officina e i libretti uso e manutenzione. Addirittura libretti della Dino, della Ferrari Dino. Tutto molto scenico, molto panoramico, la ricostruzione di un'osteria con le vecchie sedie che io mi ricordo proprio dei bar degli anni 70. Guardate. Ecco qua una primissima serie di ape, mi spiegavano adesso, un'ape A fatta per la Bhutan Gas, guardate che bella, guardate che meravigliosi particolari. Se vuoi però, senza spuntare sulle... Ah, ringrazio, sulle grazie. Questa è una bellissima Vespa 98 del 1948, che è stata modificata dal pilota originario che faceva gare, è stato modificato, ha messo il rinvio con la pedivela, il cambio, ha tolto la bacchetta, è stata abbassata la sella per aerodinamicità, marmitta aperta, marmitta laterale aperta, sì, e quelle motore, due sì, diciamo per mettere i piedi sono, sì, pedivelle, si buttava giù. Ah, ok, per... vedete queste due pedivelle, questa marmitta laterale aperta. Un altro particolare del motore della MG, bellissimo il colpo d'occhio, tanto bel materiale da vedere. Guardate questa lambretta, questa versione particolare con la tanichetta dell'olio LHM come per le Citroen idrauliche. Questa Vespa militare, guardate quel bellissimo ciao prima serie, bellissimo. E mi permetto di dire a Matteo da Cantù di tenere il tuo da conto. Questa è la Vespa 50 Special, bellissima, 4 marce. Qua siamo ancora nel reparto delle forze dell'ordine, con questa Fiat 508C del 1938, ma ovviamente il mio cuore è qua. Una serie di lambrette qui nell'apposito stand. Ecco qua, per la prima volta la vedo dal vivo, una Vespa 400. Una mini car che poi tanto mini non era ed era davvero bellissima, una linea simpaticissima e due posti. Vedete il volante, la strumentazione, che bella e soprattutto che sana, un conservato assolutamente da non restaurare e tenere così dal mio punto di vista. Guardate che bella la scritta.
Adesso il proprietario ci fa vedere anche la meccanica. Ma questo era un motore, diciamo, creato ad hoc, preso da qualcun altro, non era motore chiaramente da api o da vespe, non era della Piaggio. Bicilindrico 400 di cilindrata, quindi ogni cilindro ha 200 cc di cilindrata. Assomiglia quasi a quello del 500. Stiamo parlando che è sempre un due tempi, quindi a miscela con il suo miscelatore dedicato. Che bello, chiaramente raffreddato ad aria. Sì, rigorosamente. Qui si vede la ventola. Sì, più o meno, sì. Stupendo, con la doppia bobina, una bobina per ogni cilindro, certo. In pratica. Anche le puntine sono doppie. Davvero un motore meraviglioso, anzi il modello è meraviglioso. Imposti qua quanti litri di benzina hai fatto? 4, 5 litri, 6 litri, poi inizi a girare fino a che questo non si azzera e stai pompando all'interno l'olio per fare la miscela. Cavolo! Un pezzo un po' io... Aspetta un momento. Che mezzo stupendo, fortunato il proprietario, quello con la giacca rossa. Ecco qua una parata di Zagato, bellissime. Guardate questa che meravigliosa. Questa me la ricordo di averla vista dal vivo, però questa con questa carenatura dei fari mi sembra di no. Guardate gli interni. Beh, questa è davvero bella, 1600Z, e mi rendo conto che poi quando l'Alfa Romeo ha fatto l'SZ forse ha un po' copiato questa meravigliosa linea. Guardate che belle, vedete i cerchi meravigliosi, guardate che interni, che splendida macchina, vedete la strumentazione, che bella, il volante, guardate la console in alluminio. Adesso la Volvo fino a qualche anno fa faceva gli interni in alluminio satinato così. Ma Zagato ci aveva già pensato negli anni 60-70. Questo è un autentico gioiello dal mio punto di vista. Bella, bella nella forma, bella nel colore. Modellini e libri. Reparto Deplian della Giulietta. Madonna. Deplian della Giulietta 1008, Giulietta Alfa Romeo della Giulia. Ah, scusa. Che splendido Alfa Romeo, tecnologia vincente da sempre. Deplian della Sprint Veloce. C'ho i GT, c'ho tutta quella roba. Beh, ne ha già di bellissimi, perché la Giulietta, l'Alfa Sud, sì, super. Ma io della roba però se cerchi roba particolare dimmi. Grazie. Proprietario gentilissimo, il venditore mi diceva che aveva anche Deplian della Montreal, ma qui ce ne sono una strage di qualsiasi modello. Guardate il Deplian della Prince, guardate Deplian delle Prince, pazzeschi, pazzeschi. Il Deplian della Prince 1000. Chiedo anche mettere insieme una collezione di questi Deplian, incredibile. Scatoloni e scatoloni di Deplian, impressionante. Deplian Fiat 131 Racing, 131 Super Mirafiori, Fiat 128, guardate terza serie, Madonna, come si fa? Oh, che roba! Che bellissimi! Bel reparto di Porsche 914, questa è bellissima anche negli interni, dei sedili stupendi. Guardate una rara Renault 4 Frog, che bella. Una Trabant, il motore della Trabant.
che funzionava a miscela. Vedete una Citroën DS 23 Cabriolet, una Lancia HP Executive 1006, una multipla bellissima, una Fiat 1100 familiare, una bella Mercedes Cabriolet. Ho appena vista uno su un programma dei rottamatori in Australia, bellissima, uguale. Comunque queste sono le Mercedes anni 80 di Bruno Sacco, del mitico Bruno Sacco, il capo designer della Mercedes degli anni, fine anni 70 e tutti gli anni 80, che era friulano, con una Saab. Una credo forse unica Innocenti Coral del 1990, questa era fatta sulla base della Fiat 127, una bella bianchina cabriolet. Adesso vi faccio vedere un modello rarissimo, un Fairways, marca Fairways, modello Ranger, cilindrata 500, anno 1953. Eccola, questa macchina davvero strana, molto alta. Guardate che particolare. Il dietro è davvero caratteristico. Si vede la marmitta della 500, quindi vuol dire che ha la meccanica. Beh, c'era anche scritto che era 500 di cilindrata. I fari però sono quelli della Fiat 850. È molto alta, probabilmente per andare in montagna. Che mezzo particolare. Strumentazione però piacevole, perché c'è un bel contachilometri con un contagiri. Il tunnel è quello della 500 con le levette, o della 126. Qui ci sono delle Bentley, una Jaguar in lontananza. Molto bella questa fiera, non è solo elettronica. Vedete le Isetta, le Messerschmitt. Prima volta che ne vedo una dal vivo. Particolare. Si inizia una parata di motociclette molto belle. Primo piano questa splendida Benelli. Bei mezzi, un bancone di carburatori, e qua si trovano tutti i tipi, calotte, pezzi di ricambio. Una rara Indian, almeno credo in Italia sia rara, una splendida Laver da 750 SF. Guardate che motore, che alettatura. Certo che l'Italia sapeva fare le auto, le moto, i camion. Guardate il freno a disco, scusate, a tamburo davanti. Guardate le dimensioni del tamburo. Ecco una marca di moto che non conosco. È questo modello Sidecar dell'Est Europa. Comunque è bella. Guardate la Coral da dietro. Beh, questa macchina è nuova, è un conservato straordinario cabriolet, si vede tutto è della 127, però tranne i sedili, che erano sicuramente, gli interni erano completamente rivisti. Un'altra Piaggio Vespa 400 completamente restaurata, però devo essere onesto, a me è bellissima questa, ma a me piace più vedere l'altra conservata. Con gli interni dell'Isetta.
una splendida cimera. Casse e casse di pezzi di ricambio. Guardate questa testata della 124 1600. Non vorrei dire cavolate, ma forse sarà il motore Lampredi. Appassionati, con queste ultime immagini chiudo questo bel report. Ciao a tutti dallo Stego.